Il fuoristrada all'italiana, in tutti i sensi. Fiat Campagnola. Cosa? È nuova Campagnola. La puntata di oggi è sponsorizzata da Topdon Jump Surge 2000. Questo dispositivo è un power bank, ma è anche un jump starter per veicoli con batterie da 12 volt che consente di avviare motori fino a 8 litri benzina e 6 litri diesel. Il tasto boost può far ripartire le batterie morte, come quello di questa Fiat Argenta, e se riparte l'argenta, insomma. Con 16.000 mAh di capacità di carica potrete jump startare fino a 35 volte con un'unica carica. Non solo, è dotata anche di una comoda luce LED anche abbastanza potente, tipo 300 lumen, poi anche la funzione SOS che a Fabrizio sarebbe utile. Con le uscite USB a ricarica veloce, di cui due USB normali e una USB Type-C, potrete ricaricare i vostri dispositivi in fretta e non smettere di guardarvi i nostri video. C'è anche un'uscita DC 12V, quindi in pratica potete ricaricare qualsiasi altra cosa, non posso manco farlo l'elenco, altrimenti buonanotte. Topdon Jump Surge 2000, è utile. Anni 50. Gli anni della grande ricostruzione post-guerra. Nell'esercito italiano camminano ancora le vecchie Willys lasciateci dagli alleati. Willys che fatichiamo a tenere efficienti, vuoi per inadeguatezza della rete di cambi, soldi che scarseggiano, o voglia di togliersi dalle balle gli americani per un po'. Il Ministero della Difesa, guarda tu caso, indì un bando per la fornitura di un fuoristrada leggero che sostituisse le infaticabili Jeep, e la Fiat rispose: scopa! Perché a Torino l'ingegner Dante Giacosa già pensò, sotto consiglio dello stesso ministero, a buttare giù due schizzi per un prossimo gippetto made in Italy, giustamente destinato a rimpiazzare i mangi hamburger. Quelli dell'Alfa Romeo non la presero proprio bene. Così il ministero comprò ad entrambi le caramelle per sedare gli animi, facendo tirar fuori un modello ciascuno. L'Alfa tirò fuori la 1009 militare detta matta, perché a detta loro saliva ovunque come una matta, figa. La Fiat la 1101, prima nominata Alpina, poi cambiata in Campagnola per essere più family friendly. Alpina ricordava troppo gli alpini e questo, post-guerramente parlando, non andava bene. L'Alfa Matta, seppur migliore in molte cose, venne scartata dal ministero dopo una produzione di soltanto 2000 esemplari, dando la preferenza agli Agnel Campagnola di casalingo Tozzo maledetto. Così, visto che era già bella che pronta, guarda sempre, tu caso, bisognava presentarla in un posto agli occhi di tutti, un posto di classe, un posto dove molti in effetti sarebbero andati a cercare veicoli di lusso da aristocratici. Quindi la presentarono alla Fiera dell'Agricoltura di Bari. Cioè, oh, voglio, chiamate, vogliamo provare la campagna, urla, che è buono pur come lo tratta, urla, la campagna, urla, signora! Ma la fiera non bastava. Così la Fiat si organizzò per un raid nel deserto Algeri, Città del Capo, con due Campagnola. Andarono e tornarono in poco più di 11 giorni. Bene, bellissimo. Ma non fregava niente a nessuno. Se la presentazione del veicolo aveva fatto flop, il mezzo in sé no, era ottimo. Motore 1009, cambio a 4 marce, telaio solidissimo. E che vuoi di più, un trattore? Le prime R51, autoveicolo da ricognizione anno 51, vennero distribuite all'esercito e le Campagnola ai comuni cristiani. Comuni cristiani che in quanto tali non ne fecero una grande spesa, perché sembrava avere il serbatoio letteralmente sfondato e costava 1.600.000 lire, come due Fiat Topo C o un'auto di lusso, vedi Alfa o Lancia. Poi nel 53 vennero introdotti diesel da 40 cavalli, troppo pochi forse, ma col cambio accorciato faceva i 90 orari, faceva soprattutto i 15 al litro e la gente iniziava a strizzare un occhio in più. Nel 55 aggiornano impianto elettrico e fari e altri dettagli, sia nel militare che nel civile. Nel 59 viene implementato un impianto elettrico stagno, con dinamo stagna, fari stagni, così da poter camminare anche in uno stagno senza problemi. Nel 69 arriva l'ultima evoluzione, ma riguarda i motori diesel. Infatti ci infilarono quello del 241 e tira a campari per i civili o a cordiale per i militari in questo caso. Alla fine del 73 esce di scena con 33.000 Campagnola, di cui 8.500 diesel. Siccome le abbiamo tutte e due, ve le spieghiamo tutte e due. La prima,
ha avuto un impiego più militare e meno civile. È stata una cannoniera, un portafaro, un'autopompa. La seconda, invece, ha avuto sì impiego massiccio militare, ma forse un po' più civile, come auto dell'Enel, della Telecom. La prima ha una linea che ricorda la vecchia Willys, parafanghi esterni che la ricordano molto e soprattutto carrozzeria completamente aperta, telo che la copriva, sportelli rimovibili. Sotto telaio in acciaio al cromo e scocca superiore in lamiera bella spessa, in alcuni punti arriva anche a quasi 2 mm. Beh raga, possiamo dire che sono veramente dei portabagagli ambulanti, perché ci va di tutto dietro, puoi mettere quello che vuoi e ovunque. Serve ancora altro spazio? Carrellino militare e ti passa la paura. E non dimenticate che in alcuni casi c'erano anche portapacchi. Sempre sulla carrozzeria vediamo gli accessori militari che poi sono stati riportati sulle versioni demilitarizzate. Questi sono paraurti e se becchi uno di questi, povero te. Piccone, pala, gancio di traino di quelli... Presa per la 380, questa è roba militare. E questo è il motore della prima serie. 4 cilindri in linea, posizione longitudinale, alimentato da carburatore, distribuzione valvole in testa ma comandate da aste e bilancieri, monoblocco in ghisa, testa di alluminio. La prima cosa che notiamo è l'impianto elettrico stagno. Da che cosa lo si riconosce? Lo spinterogeno si vede che è a presa stagna. Lo snorkel, la presa è altissima, se l'acqua arriva da qui ti devi fare veramente un problema. Notiamo subito che è un motore che è ad aste e bilancieri, perché sia l'ammissione che lo scarico sono dalla stessa parte. Le valvole hanno tutte e due condotti da questa parte, ma da quest'altra parte invece ci sono le aste che muovono le valvole. La rozzezza bella della campagnola la vedi qui. Lo scarico deve passare sotto la scocca, fa il buco e ce lo fai passare. Da quest'altra parte invece, una cosa non dico rara per l'epoca, ma si vede che era proprio di impiego militare, il radiatore dell'olio, che va a finire avanti a quello dell'acqua, e anche bello grosso, perché questo scaldava, oltre che raffreddare l'acqua, raffreddava anche l'olio, ed eravamo tutti più contenti, soprattutto i militari che stavano in grazia di Dio e potevano sfruttare questo motore fino a spistonarlo. Lo spiegone. Il motore è disposto nello stesso modo, è fatto proprio il gruppo motore trasmissione esattamente come quello del trattore, perché motore longitudinale, parte il cambio attaccato al motore, va dietro alla trasmissione, ma al centro c'è il differenziale centrale che rimanda all'asse anteriore la trazione tramite un altro albero, al differenziale anteriore e poi ai semiassi. Fallo capire a un bambino di 10 anni. Prendi il puffunga, ci attacchi le cose, fai blim blim, dopodiché da dietro fa plu plu, ci ti riclo, no, che fai cosa? Senso, fallo capire anche a uno che non ci capisce un cazzo. C'è il cambio, dal cambio esce l'albero di trasmissione che va all'asse posteriore e fin qui è come se fosse una macchina a trazione posteriore. Come si fa a farla diventare 4x4? Al centro si piazza un altro coso più o meno fatto come un differenziale. Il cambio si collega a quello, dopodiché riesce e va all'asse posteriore, ma da quel pezzo al centro riparte un altro albero di trasmissione che lo riporta al differenziale anteriore. Quando lo inserite, questa diventa magicamente 4x4. Vedete se c'ha le ruote? Sì. Ce le ha tutte e quattro? Sì, pare di sì. Le sospensioni della prima sono in parte semplici e in parte complicate. Al posteriore c'è un semplice ponte rigido con delle balestre attaccate. Avanti invece le sospensioni sono un po' più complesse. C'è la barra di torsione, c'è il braccetto, c'è l'aggancio del fusello alla carrozzeria ed è tutto talmente robusto che, oltre che a servire per la guerra, non dimentichiamoci che questa qui era uno dei modelli ex militari avio lanciati, che vuol dire che la prendevano, la attaccavano per dei ganci, ci sono ancora degli agganci qui, si vedono, la lanciavano dall'aereo, si apriva il paracadute e, come i cartoni animati di Willy il Coyote, atterrava a terra. Quindi, per reggere il colpo che avevi di un atterraggio a 30 km orari, che è tantissimo, tutto il dietro era a posto perché era forte già di suo con le balestre e l'assale rigido, ma davanti tutti quei pezzi, oltre che essere di ferro pieno, dovevano essere estremamente forti, tutti giunti dovevano essere enormi. Per la prima i freni sono tutte e quattro a tamburo, le gomme sono da 16 pollici di una spessore marca, c'è scritto 600C, raga, più di questo non vi so dire. Lo sterzo era a scatola sterzo, ossia il vecchio sistema che venuti quanti, c'è un piantone, c'è la scatola sterzo piazzata qui e tramite un sistema di leve e di rimandi faceva girare le ruote. Come rimando a iscrivervi, mettere like e commentare, perché se no vi avio lanciamo. Ma devo entrare? Sì, apri lo sportello e entra, dai. Non rispondo manco più alle tue battute. Allora, da cosa capiamo che è un mezzo militare e non un mezzo civile? Per entrare devi fare manovra. Qualsiasi cosa tu voglia fare, ti devi adattare tu al mezzo. Non esiste altra storia, non c'è compromesso. Basta, sei un militare, devi fare quello che ti dice la macchina. Infatti stai male, perché questo sedile è stato già modificato perché il padrone è alto. I sedili sono
scomodissimi. Toglietevi dalla testa qualsiasi comodità. La plancia, olio, pressione, velocità, combustibile. Tre strumenti. Questi sono i motorini per mettere in moto con la levetta le spazzole, la ventilazione per lo sbrinamento e qui sotto c'è questa specie di stufa per scaldarvi. A scaldare questa qui scalda perché ci tenevano a mantenerti in vita. Limite di velocità, c'è tanto di scritta sotto. Questa è la chiave, viene detta addirittura chiodo e si accendeva anche con un chiodo. Aspetta un secondo, ma che cazzo ha messo questo? Frecce, due piccoli vani portaoggetti, raga, non chiedetemi di aprirli perché ho paura di richiuderli. Il piccolo vademecum che vi dice cosa fare, prima, seconda, terza marcia, velocità, non viaggiare con questa, non andare a 35. Erano le piccole disposizioni affinché la macchina rimanesse leggermente integra anche in mano ai ciucci. Essendo un fuoristrada, ci sono le leve. Cambio, quattro marce, lentissimo. Freno a mano e fin qui ci siamo. Ridotte e ridottissime. Leva per il bloccaggio del differenziale. Leva per l'inserimento della trazione integrale. Se non metti la trazione integrale, le ridotte e ridottissime non le puoi avere. Vanno soltanto con la trazione integrale e basta. Ovviamente troviamo il grandissimo volante in puro stile, io direi più che anni 50, anni 30. La pedaliera che è scomodissima, però è ovvio perché è sempre un mezzo militare. Il proprietario ha fatto due piastre per alzare leggermente i piedi. È più scomodo perché ti toccano sotto lo sterzo, ma è molto più comodo quando metti i piedi sulla pedaliera. Lasciamo stare i soliti concetti di questo volante più qui, pedaliera più là. Sei militare, sugli attenti, zitto e obbedisci. Mi sembra di aver capito che è un mezzo di militare, forse l'hai accennata questa cosa. È un mezzo militare, adesso l'ho fatto. Per quanto riguarda invece lo spazio qui dietro, è ancora più divertente. Due panche e sotto c'è anche il ripostiglio, sono due cassette. Tanica, originale, sempre all'uso. Ruota di scorta, mazza per le vacche, ovviamente col nome del padrone, firmata perché ti serve quando vai nei campi. Ed è omologata per 6 persone, 2, 4, 6. La seconda invece è proprio uno scatolone. Pensate in primo momento esattamente come l'altra, ma effettivamente Giugiaro, Pininfarina, mutissimi. Poteva avere due o tre porte. Aveva la versione normale e allungata come questa qui, che è dietro un po' più lunga. E come la prima poteva essere completamente sfinestrabile, ossia smontare il pezzo di sopra, l'hard top, che in fuoristrada faceva la differenza, perché ti abbassava il baricentro. Si riconosce a colpo d'occhio che rispetto alla benzina, alla gobba, esattamente come l'argenta dell'altra volta, perché qui sotto c'è il motore Sofim, lo stesso dell'argenta. Stesso dell'argenta e del Ducato, perché sennò mi si offende Gabriele. No. Ah, evoluzione del gancio. Non c'è serratura. Oh, è bellissimo. In che cosa differisce dalla prima campagnola? In tutto. La prima aveva un motore 2000 benzina. Questa qui invece già monta il motore del Ducato e dell'argenta a diesel, enorme, grande. Dovettero fare anche delle modifiche per rinforzare l'avantreno affinché non si scomponesse dopo 4-5 curve o un po' di fuoristrada. Lo abbiamo già trattato, ma sto mastodonte si fa notare da solo. 2005, ma 2004 aspirato. La versione civile ha la cinghia di distribuzione, la versione militare ha la cascata di ingranaggi, perché mettere la cascata di ingranaggi al posto della cinghia è semplice, perché quando si va nei guadi, fuori strada e tutto il resto, si infila tutta l'immondizia e si potrebbe bloccare, rompere la cinghia o succedere altro. Quindi tutto all'interno, tutto coperto, tutto al chiuso. Da questa parte vediamo la grandissima batteria da 100 ampere, perché se no non lo metti in moto per scaldare le candelette. Serbatoio dell'olio dell'idroguida, doppio filtro per la nafta, ovviamente depressore e vaschetta dei freni. Da quest'altra parte, vaschetta del refrigerante, il mega radiatore dell'acqua. Non c'è radiatore olio, la scatola filtro enorme. Come per l'altra parte, anche se è una gamma in testa, abbiamo l'ammissione dell'aria e dello scarico dalla stessa parte e il ventolone che si muove assieme al motore. Si va in gita? In pratica sì. Qui dentro c'è uno spazio assurdo. Era omologata non per 6 come la prima, ma per 9 posti. Ma ci sto sbracato qua dentro. Ci sono i passaruota, le panche, tutto quello che volete. Qui dietro si sta larghi, ci mettete tutto quanto. Non essendo una versione che si può smontare. Aspetta, questa mi si può smontare tale quale. Eh sì, pure questa si può smontare. Essendo anche questa una versione che si può smontare tutto quanto, il tetto, il parabrezza e anche gli sportelli, ci potete caricare quello che volete. Però qui sopra un portapacchi e ti porta tutto, un carrellino e ci porti un'altra campagnola. Raga, ma ci sono comunque 22 anni di differenza. È tutto completamente diverso. Ma è tutto completamente Fiat, quindi tutto completamente riciclato. Dalle maniglie esterne che sono dalla 126, lo sterzo, il piantone. Questo qua serve a quello che sta a fianco
quando fate fuori strada per evitare che vi si cappotti addosso. I sedili che sono più grandi e ci sta tutto quanto. Stessa impostazione dell'altra però. Leva, ridotte, blocco della trazione, freno a mano. Da quest'altra parte invece ci dovrebbe essere un'altra leva che qui non c'è perché questa è una versione civile e quindi c'è solo sulla militare. Questa non ha il bloccaggio dei differenziali, quindi è una cosa completamente diversa. Il riscaldamento che è già più come le automobili moderne. Terzo e pedaliera, stesso problema delle classiche Fiat, ossia il volante al centro, i pedali decentrati, però perlomeno vi davano il puntone per metterci appoggiato il piede, nulla di che, però era già una comodità. Si vede che è civile perché c'è una comodità, ma al suo interno non ci sono pannellature, non ci sono sportelli, alzacristalli, niente. Il massimo del comfort. Quattro freni a tamburo anche qui, non si capisce per quale motivo. E gomme 205 R16 LT barra 110. È un fuoristrada, qua la gomma ci vuole. L'altezza della scocca da terra è tantissima. Questo permetteva alla campagnola di entrare e di uscire dai guadi, dai fossi, dal fuoristrada in maniera agile e senza problemi. Oltre alla luce da terra si univa il fatto che la stessa aveva le sospensioni indipendenti su tutte le ruote, aveva la scocca portante, a differenza della prima serie che aveva il sottotelaio e il telaio. Se tu la vuoi rialzare, alzi la carrozzeria, metti uno spessore tra telaio e sottotelaio, metti le gomme più grosse e tutto il pezzo, tutta la macchina era completamente più alta, anche di un metro. Qui non lo si può fare perché i bracci, le sospensioni sono attaccate alla carrozzeria e gli assali sono infilati praticamente sotto al motore, quindi non ci sono ostacoli, pietre che si possano bloccare sotto differenziali, agganciarsi sotto al ponte posteriore. Questo alla campagnola non può accadere. Al posto delle molle ha le barre precaricate, sono quasi, non dico eterne, ma ci manca poco. Dietro ha doppio ammortizzatore e avanti un ammortizzatore soltanto, ma molto grande per il Sofim. Per guadagnare abitabilità all'interno, la ruota di scorta è all'esterno, ma troviamo lo stesso tipo di paraurti ammazza persone, il predellino per salire, il gancio di traino, quello più moderno fatto a pallina, e sempre la presa esterna per la corrente. Ed ora siamo nei tempi buissimi degli anni 70. Dopo due decenni di carriera è arrivato il momento. Bisogna rimpiazzare la campagnola. E la Fiat ovviamente tralascia la fantasia per fare un mezzo altresì efficiente. Non si abbandona l'austerità e si applica il manuale delle cagate e quello del riciclo Fiat. Andiamo con ordine. Telaio e meccanica completamente rinnovati che permettono più luce da terra, motori benzina e diesel. Il benzina arriva dal Fiat 131, cambia 4 marce della Fiat 124. Funziona? A posto. Adesso bisogna presentarlo in pompa magna ad un pubblico di esperti. Ci vuole un salone rinomato come quello di Francoforte, di Ginevra, all'Auditorium di Isernia. Se la prima campagnola me la presentarono a Bari, a rigor di logica il secondo? Bravi. A Belgrado. A Belgrado, raga, che senso c'ha? Mollate mille e mille versioni all'esercito, le versioni civili erano più o meno le stesse, ma di colore differente. Nel 79 arrivano importanti modifiche come al tetto, 25 cm più lungo, e infilano i Sofim facendo le modifiche antisfondamento all'avantreno per via del peso maggiore del motore foggiano. Di rimpo il 70% delle vendite furono diesel. Come cambiano i tempi, eh? Il cambio diventa 5 marce, velocità massima 120 orari per il benzina e 115 per il diesel. Consumi non proprio entusiasmanti. L'impianto civile a 12 volts, mentre quello militare a 24 volts tutto stagno. Il manuale delle cagate viene consultato anche per questo fuoristrada nostrano. Niente freni a disco. Ovviamente arriva il 1987. La campagnola viene vista un po' vetusta? Ahimè, la campagnola ad oggi ci lascia senza eredi. La messa è finita. Andate in pace. Amen. Non ne hanno costruite molte e soprattutto ce ne sono rimaste poche in giro. Restaurarne una costa tantissimo, gli specialisti vi chiederanno un sacco di soldi. Il mio consiglio: prendetene una già restaurata, ogni piccolo pezzo qua. I ricambi ci sono, molti li trovate sui mercatini, molti invece li potete asportare tranquillamente da altre macchine compatibili, altri invece sono fondi di magazzino, altri proprio specializzati, mazzate. Fate il conto solo di questa qui, pagata 3.300 euro, spesi 8.000 euro per farla arrivare a questo punto e ancora non si arriva del tutto ad una quadra. Per quanto riguarda la nuova campagnola, più o meno la stessa cosa, motore 2000 del 132 e il Sofim di Ducato e Argenta, potete prelevare i pezzi. La trasmissione, crociere, albero differenziale, mazzate se li comprate. Pannellatura, più o meno un fabbro o uno stagnino ve li ripara tranquillamente.
tecnicamente i problemi dovevano essere pochi, studiati. Perché? Perché erano mezzi militari, non ti puoi trovare nei casini come cacchio vuoi tu. Il primo è sempre lo stesso, la ruggine. La campagnola si frascicava meno e con più tempo della seconda. Era fatta dello stesso materiale usato per gli aerei, i bombardieri, quello che avanzava della guerra. Secondo difetto, ma se difetto lo vogliamo chiamare, più un errore di progettazione, un non pensiero, non pensarci, era proprio il fatto che tu le ridotte non le puoi utilizzare se non con la trazione integrale inserita. Sulla prima hai il difetto con la fregatura, è un mezzo a sé stante, i pezzi sono solo suoi, punto, non li puoi andare a prelevare da altre macchine se non da lei. La sincronizzazione del cambio oscilla tra il sentimento e la botta di culo, ossia certe volte fate grattare le marce, se non ti fermi per mettere bene la prima, tronc, gratta, qualche volta seconda, terza, ci devi prendere un po' troppo la mano. Un bel po' la mano. Un bel po' troppo. Spartanità di entrambi i modelli, roba davvero semplice. La differenza stava nel fatto che ti dicevano molte volte che la militare era più spartana della civile. Sapete qual è la vera differenza tra la civile e la militare? Il colore, allestimento, cambio differenziale e l'impianto stagno. Basta, spartane tutte e due. Volete sapere dove sta la scatola fusibili della campagnola? Qua, te li trovi infrattati, non sai neanche tu dove, come e perché, ma ovviamente sempre militare. Ci devi fare il callo a ste cose. Specchietti retrovisori? Fate prima girarvi dietro. La nuova campagnola si frascica come poche, in puro stile anni 70, come 126, 127 dell'epoca. Il difetto più grande della nuova campagnola era anche quello che abbiamo definito il suo pregio, ossia la trazione integrale. E qui mi spiego meglio. Le crociere, essendo fatte in modo che il punto di ingrassaggio avesse una linea di ingrassaggio interno molto ampia, riduceva la strutturalità della crociera stessa, quindi lavorando male, un po' per effetto della potenza, si sgranava. Molti risolsero mettendo delle crociere normali, di quelle comprate quasi al ferramenta a 10 euro l'una, infilata quella, fatta qualche modifica e le crociere si sgranavano molto meno o quasi mai. Anche i differenziali risentivano della potenza, soprattutto queste che erano diesel, avendo il motore con una grande coppia e bassi, rischiavano di sgranarsi in maniera proprio facilissima. Tant'è vero che il proprietario ci ha detto di fare questa salita con la trazione integrale inserita, altrimenti il differenziale posteriore si sgrana. Stai là, no stella. Lo so. Ciuccio. Bannami questo. Il bloccaggio del differenziale sulla nuova campagnola è stato un mistero per molte persone che l'hanno posseduta per anni. Ossia, sulla versione militare c'è un sistema meccanico ma automatico del bloccaggio del differenziale. Come si innesta il bloccaggio del differenziale? Semplice. Acceleri, freni leggermente, si sente come un dong. E i differenziali sono bloccati. Ultima vera croce di tutte e due le campagnola? I consumi. Fin quando hai il diesel, la tua tasca si rimette a posto. Ma se hai il benzina, raga, petroliere. Anzi, le vecchie petroliere della Exxon consumavano meno. Prima curiosità, essenziale. Tutte le persone che hanno una campagnola, nuova campagnola, hanno la mazza a scacciacani. Forse era di serie. Le due più importanti imprese sportive della campagnola restano la partecipazione alla Mille Miglia del 52 e quella specie di spot illustrativo della traversata Cape Town-Algeri, di cui alla fine hanno battuto il record andata e ritorno, ma è rimasta lì piantata, nessuno se l'è calcolata. Invece sono stati moltissimi i raid a cui ha partecipato la campagnola a cavallo tra gli anni 70 e 80. Nigeria, Mali e tante altre, però sempre rimasta un po' nell'ombra. Perché? Raga, non lo so perché. Se invece andate nei video dell'Istituto Luce, non nel nostro l'Istituto Buio, nelle tante disgrazie accadute all'Italia, tra cui il Vajont, l'alluvione di Firenze, ci sarà sempre una campagnola in video, militare o civile che sia. Ci sono talmente tante versioni della campagnola da far impallidire la Fiat stessa. Alcune ve le devo leggere: avio lanciato, autofaro, autopompa, pompiere, carabinieri, guardia di finanza, ambulanza, e posso andare avanti per ore. Ci sono anche le versioni estere della campagnola. La prima, fatta dalle Slava Zastava. Un'altra che venne fatta in Francia, però era più o meno un ibrido con motore Peugeot, serviva per far prendere la campagnola allo stato francese come hanno fatto come ha fatto la Fiat con i militari italiani. Niente, non ci sono riusciti. La terza invece, una versione della campagnola su base Massif. L'Iveco Massif, che già si dice abbia una base del Defender con su scritto campagnola. Raga, lasciate sta ste cose qua, perché al posto di fare una cosa rievocativa del nome campagnola hanno fatto una parodia, un po' come hanno fatto con lo Stralis, che ci hanno scritto Turbo Star.
car. Sono parodie, non sono tributi. Sotto entrambe ci hanno infilato di tutto. La campagnola, il motore del turbo daily. Raga, ma girare 150 orari sull'autostrada, sulla superstrada con questa è da pazzi. Sotto la nuova campagnola, cambio automatico del Mercedes, motore della Delta Evoluzione, ci andavano da tutte quante le parti. Raga, non se ne può, lasciatele così, per favore. Ci sono anche tanti altri club raid dove si fanno escursioni di tutto livello, approdano, si appuntano a fare delle salite dove soltanto la campagnola riesce a passare, roba da uomini duri, e l'unica macchina che gli sta dietro è la Panda 4x4. La curiosità più bella della campagnola, sapete qual è? È che esiste un'altra versione successiva alla nuova campagnola. Mi spiego meglio. In quegli anni lì bisognava togliere di mezzo le nuove campagnole perché ormai obsolete. Ma la vogliamo dire veramente sta cosa? Vai. La Fiat approntò l'ultimo modello, la versione corretta, migliorata, maggiorata, senza difetti. Soltanto che si vocifera che qualcuno disse: se vuoi soldi per un'altra ditta che tu hai, fai prendere alle forze dell'ordine i Defender. Si vocifera però, L'ultima versione, la versione più bella e corretta, venne presa, buttata in un casolare di campagna, lasciata lì finché non si calmarono le acque, e dopodiché spedita in Etiopia, regalata a qualcuno di un'altra ditta giusto per. E quindi della campagnola ultima serie non se ne ebbe più notizia. Abbiamo preso la giornata peggiore per andare con la campagnola. Non ci sono vetri, non sono montati e c'è un bordello qua dentro. Lo sterzo ti sbatte sotto le ginocchia, ti sbatte anzi sulle palle. Il cambio è di sincronizzazione dubbia. Ossia, per mettere la seconda e le marce te le devi andare a cercare. Mi sta avvenendo un grampo al piede destro perché non riesco a mantenere ben alzato il piede. La posizione dei pedali è completamente spostata su un fianco. Lo sterzo, per prima cosa, è durissimo. E poi c'è il cambio. Trovare le marce qua è un po' un'impresa, ma la cosa peggiore è vero sì che con la piastra alzi un po' i pedali, ma lo sterzo ti sbatte sotto. Cercare l'acceleratore è un problema e soprattutto quando devi spostare il piede sul freno, lo devi proprio spostare. È proprio una cosa assurda guidarla. Rispetto alla Jeep Willys, avevano la stessa scomodità, ma la stessa versatilità in fuoristrada, compreso il sedile che in pratica è una specie di cassapanca imbottita. Gliele perdoni tranquillamente. Raga, scordatevi accelerazione, ripresa, ste cose qua. Il massimo della velocità è all'incirca 100 km orari, poco più. La diesel anzi fa qualcosa in meno di 100 orari, quindi scatto da 0 a 100 non pervenuto. Qui si parla più che altro di potenza sulle ruote. Una volta innestate le ridotte, la trazione integrale, la coppia aumenta, si sente l'aumento di coppia quasi del 200%. Messa la prima, messa la ridotta, la trazione integrale, andrete pianissimo ma uscirete da qualsiasi posto. Come state andata su strada? Beh, fin quando si tratta di strada normale, sta piantata ovunque. Quando invece la si porta in fuoristrada, ovviamente, tranne che metterla su un fianco dove si destreggia bene, rischia di ribaltarsi se è troppo inclinata, ma è una prerogativa di tutti quanti i fuoristrada. Dimenticate l'assetto delle macchine da rally, le truzzerie. Ragazzi, questa qui si regge. Il target di questa macchina, che hanno centrato in pieno, non era lo scatto da 0 a 100, le prestazioni come una macchina comune. Lo scaricare la coppia a terra in modo più efficace. E qui ci sono riusciti. Come si guida? Come guidare una campagnola? Innanzitutto in compagnia, a parer mio, boccione di vino, tenda, si va in montagna oppure si va a fare un raid col carrellino e si va ovunque. Si passa da questa montagna a quella là sopra senza problemi, senza vedere neanche un filo di asfalto. Non vi molla. Certo, oltre che il vino per voi, dovrete portare anche il vino per lei, perché questa qui per strada se ne consumerà parecchio. Se la tenete chiusa, telonata, per chi è alto, raga, non si vede un cazzo praticamente. Gli specchietti non fanno il loro lavoro. Quello di dietro è piccolissimo, quell'altro non so che cosa stia inquadrando. I vetri davanti sono piccoli e soprattutto mi devo tenere rannicchiato perché sennò vedo la centina. Se invece togliete tutto quanto, è inutile dirlo, vi prendete l'acqua come in questo caso, però almeno vedete tutto quanto. La sicurezza, l'unica cosa sicura, è qua se vi ribaltate ci rimanete sotto. E se non si ha mai una macchina che vi sta di fronte, prende una botta, è vero sì che voi rischiate di ammazzarvi con sto sterzo che vi entra dentro, ma chi vi becca, povero lui, e povero lui davvero, In uno scenario ipotetico in cui ci sia uno scontro tra campagnola, banda, il WWF piangerà. I freni per l'uso fuoristrada, anche se a tamburo, si va piano e si frena quasi istantaneamente. Ma invece per l'uso su strada, raga, qua è una scommessa. Devi capire meglio prima quello che vuoi fare, quando vuoi sterzare, quando vuoi fare una curva e se vuoi cercare di fare qualche cosa. Alle volte molte persone scendevano con le ridotte per frenare. Quando le salite sono anche su asfalto, per non sforzare i freni, scaldano quasi subito, scendevano con le ridotte, come in questo caso. Ma noi stiamo scendendo con la marcia normale. Non si fa molta fatica.
fatica a capire dove buttare l'occhio per mettere qualcosa. È tutto molto semplificato. Che ne so, le frecce sono qui, ti serve vedere a quanto vai, subito a colpo d'occhio. La comodità interna rimane quella militare. I calli al culo te devi fare, sì signore, e siediti. Lo sterzo è duro, sì signore, gira lo sterzo. Qualsiasi cosa tu credi che sia buona, sì signore, e prenditela, stai zitto e vai ovunque. Lei ti porta ovunque e tu vai ovunque con lei. Tre cose sono le principali che devi tenere sott'occhio: combustibile, velocità e olio. Questo perché ti fa capire in che stato è il motore, questo a quanto vai e soprattutto questo a quanto ti resta da camminare. L'unica cosa che mi sta scaldando in questa giornata, dove ci saranno sì e no 6 gradi scarsi, è questo riscaldamento che è potente, è stato studiato apposta. La differenza già tra la nuova campagnola e la vecchia campagnola si sente. Con mio grandissimo stupore c'è più silenzio qui dentro che nel Ducato. La cosa più bella invece è che questa l'idroguida, ragazzi, c'ha l'idroguida! Spostarla, ah, è un gioco da ragazzi. È molto più grande, c'è molto più spazio. Ma abbiamo sempre il solito problema dei pedali dall'altra parte. Tant'è vero che il freno sta al posto di dove dovrebbe essere l'acceleratore, quindi sempre solita ricetta. Il cambio ha una sincronizzazione un po' a sentimento, però ci ritroviamo sempre con le stesse solite le solite cose tratte dal manuale delle cagate Fiat. Qualche stronzata la devono fare, se no non sono loro. È un cambio a 5 marce, il primo era a 4 marce, più preciso rispetto a quello della campagnola. I freni sono dubbi anche qui, per l'uso fuoristrada funzionano, vanno bene, quello che volete, ma a livello di frenata su strada state attenti perché si stancano subito, la frenata si allunga in un baletto. Rispetto alla prima campagnola, qui si possono utilizzare le ridotte anche con la sola trazione singola inserita. Ecco qui, prima con trazione singola inserita. Posso scendere e andare a prendere un caffè, la ritrovo qui. Abbiamo fatto 5 metri. Qua sotto abbiamo il motore Sofim, è un motore del Ducato, però è potentissimo. Consuma meno, velocità massima inferiore, trasmissione e motore accoppiata vincente, scarica una potenza assurda a terra in maniera molto più efficiente del benzina e a giri molto più bassi. Vi troverete fuori da molteplici situazioni in meno tempo, anche se quel coso lì pesa un po' troppo. Noi non la stiamo portando fuori strada per ovvi motivi, altrimenti non riuscirei a parlare e a spiegarvi. Però posso dire una cosa: 22 anni di progresso tecnologico si fanno sentire. Il telaio si vede che può fare fuori strada, ma i dati sono sconcertanti anche per i veicoli di oggi. Questo veicolo può mettere in ridicolo anche un mezzo di fattura moderna. Mi fermo e vi leggo delle caratteristiche prese direttamente da Wikipedia. Ha una capacità di guado senza snorkel di 70 cm, l'altezza minima da terra rilevata dal centro delle ruote di ben 33 cm, mentre quella a pieno carico è 27,5, si è abbassata di pochissimo. L'angolo di attacco all'anteriore di 45 gradi, sapete che vuol dire? Che potete entrare su una discesa che fa così, a 45 gradi. L'angolo di uscita è così caldo. L'angolo di uscita è di 46 gradi. L'angolo di dosso è di 35 gradi, la pendenza massima superabile è di oltre il 150%, l'angolo di inclinazione è 56 gradi, l'inclinazione massima laterale, cioè vi potete mettere di fianco su una salita, fino a 45 gradi, e la particolare configurazione del fondo, completamente libero, permette di superare agevolmente ostacoli come fango, neve, sabbia e massi senza problemi, ossia sotto, l'abbiamo già detto, non vi si incastra nulla. È vero sì che la Fiat ricicla tutto quello che c'è, perché roba della 127, 850, lo trovate, ok. Ma il fatto che questo motore sia stato piantato sotto un Ducato che è un furgone, veicoli militari VM, campagnola che è un fuoristrada, Argenta che è un'automobile fino ad arrivare alla tema, vi fa capire come questo motore sia versatile ed efficace. Ha i suoi problemi, che è pesante, ingombrante, ma funziona. Ma ovunque, se sta qua sotto. Questo è un mezzo che sembra piuttosto un mix tra il guidare il Ducato e una macchina. Il Ducato per l'impostazione di guida, un po' alto, lo sterzo inclinato, ed una macchina perché rispetto alla vecchia campagnola c'è tanto spazio in più e soprattutto riuscirete a stare comodi in silenzio, c'è tanto spazio tra le due persone, c'è spazio anche con lo sportello. Mentre invece lo stile di guida è completamente diverso, è un fuoristrada, ma lo potevate usare anche come autovettura. La prima campagnola invece no, se ti vuoi ammazzare va bene, ma questa è più una vettura. Attacchi il riscaldamento e non c'è problema. A livello di visibilità interna, allora, innanzitutto qui si sta comodi, si sta alti, si sta bene, c'è spazio. Il parabrezza è molto più grande, non devo rannicchiarmi, alzarmi, fare no,
Io vedo tutto, vedo i confini della macchina davanti e dietro, riesco a spostarla, parcheggiarla come voglio io. Se la smontate tutta quanta, la fate diventare piatta, nel fuoristrada andrà ancora meglio, perché tutto questo peso incide sul baricentro. Da montata vedo tutto, senza problemi e senza sforzi, rispetto alla prima che è un macello. Paradossalmente questa era una macchina abbastanza sicura se correlata alla velocità a cui va, alle prestazioni che ha su strada. Oltre a esserci tanto materiale tra te e l'ostacolo, c'è anche abbastanza ferro in più. Sul fuoristrada, beh, lì le velocità sono relativamente basse, tranne se proprio non vi cappottate su di un ciglio, su di un costone, beh, la raga là non c'è macchina che tenga, Però anche a livello di struttura esterna è abbastanza... No, il clacson del 127, dai. Anche se vi ribaltate su un costone con la cappotta montata, avete qualche speranza. Smontata, vedi Campagnola. Qui rispetto alla Campagnola non ci sono grossi problemi per la visibilità del quadro strumenti. È essenziale. C'è contachilometri, spia dell'acqua, quello, quell'altro. Però, ragazzi, dargli un'occhiata così è meglio che dargli un'occhiata così. La pressione dell'olio che vi dice come sta il motore, benzina e acqua, per vedere come state andando e quanta via potete fare e a che velocità la state facendo. E ci sono letteralmente 6 spie: batteria, candelette, fari alti, l'hazard e le luci. Raga, non serve niente di più. Siamo arrivati proprio all'essenziale più totale, proprio sempre in puro stile militaresco. La Campagnola è un po' come quel figlio che vi dà problemi, va male a scuola, vi dà pensieri e noie, però dopo, quando parte per il militare, tutti a rimpiangerlo. La Campagnola invece è il contrario, viene dal militare e quando va via perché finisce il contratto e la dismettono, basta, finito tutto, ma tutti a rimpiangerlo. È quel mezzo che ti porta sul tetto del mondo, ti porta su quello spuntone di roccia per vedere il panorama, ti porta davanti a paesaggi dove nessun altro mezzo riuscirebbe ad arrivare. E tu, da buon italiano, una volta che sei arrivato lì, che cosa fai tutto bello appagato? Fai una cosa sola. Ecco che il cadetto Iannettozzi si appresta ad effettuare una manovra di mappatura dell'italica Fiat Campagnola. Mediante i più sofisticati archibugi elettronici, l'operazione è in grado di conferire una potenza addizionale di ben un cavallo alla vettura. Ed ecco fatto, missione compiuta, soldato. Ma il pensiero corre sempre allo sponsor. Il gruppo Schmersal, in qualità di partner nella costruzione di macchine e impianti, offre una gamma completa di dispositivi di commutazione di sicurezza integrabili in sistemi e soluzioni di sicurezza completi. La gamma di prodotti offerta da Schmersal è vasta e comprende interruttori e sensori di posizione, dispositivi di comando e segnalazione, come ad esempio un concetto modulare per il controllo delle funzioni di sicurezza nelle macchine più piccole. Insomma, raga, non ci ho capito una mazza di quello che fanno, ma se avete una azienda e vi serve roba del genere, chiamate loro, che sono parecchio in gamba e soprattutto non sono vagari. Sto cercando di capire una cosa, un dubbio. E dimmi a me, io so tutto. Devo scendere. Dove vai? Dall'altra parte. Ti hai fatto male? Sì, è godo, ho capito. Le due più importanti. Due più importanti che. Porco. E porco zio. Sta macchina fa paura. Mi vedi? Grazie per aver guardato il video e se siete arrivati fino a questo punto vogliamo ricordarvi che potete sostenerci cliccando il link nella descrizione relativo alla pagina Tipeee. Se ognuno di voi fan donasse almeno un euro al mese potrebbe cambiare le sorti della nostra pagina all'istante. Per chi invece non vuole sbattersi ad andare sulla pagina Tipeee, vi ricordiamo che potete abbonarvi tranquillamente sul nostro canale di YouTube. Abbonatevi. Oppure donare semplicemente con un nostro super grazie.